Ciao a tutti, benvenuti in questo video e benvenuti sul mio canale. In questo canale parleremo di moda, second hand e vintage, una mia grandissima passione, e in particolare in questo video vi farò vedere la mia collezione di abiti vintage di una stilista in particolare che mi piace moltissimo, che è Karin Stevens. Per chi è appassionato di abiti vintage sicuramente ha sentito parlare di questa stilista, di questa Karin Stevens. I suoi abiti sono veramente bellissimi, in giro online se ne trovano di tantissimi modelli, tantissime fantasie, e i suoi modelli sono veramente uno più bello dell'altro. In questo video in particolare vi faccio vedere la mia collezione di abiti vintage di Karin Stevens. Ne ho, nel mio armadio ne ho 5, alcuni sono estivi e altri sono un po' più invernali. Comunque ve li faccio vedere tutti indossati. Partiamo con il primo che vi mostro in questo video, che è quello che sto indossando in questo momento. Una cosa particolarissima degli abiti di Karin Stevens sono le cinture abbinate ai vestiti. Infatti la maggior parte dei suoi modelli hanno la cintura abbinata, non tutti, infatti io con la cintura ne ho due, il resto sono tutti senza cintura, ma perché hanno un dettaglio in vita che è come se fosse una cintura, poi dopo vi faccio vedere. La fantasia di questo abito è stupenda, è blu con questi fiori, tutto ricoperto di fiori. Vi abbasso la visuale per farvi vedere bene il modello, anche la gonna. È una gonna a ruota molto ampia, infatti guardate, bellissimo l'effetto. La bottonatura frontale, quindi i bottoni vanno fino in fondo, non ha le tasche in questo caso, ma è veramente carinissimo. Ve lo faccio vedere anche sul dietro, come vedete fa una figura molto molto carina. Considerate appunto che questo vestito di solito lo indosso con o dei sandali con la zeppa, insomma con un po' di tacco, ma anche con delle scarpe basse, insomma è molto versatile, è un vestitino estivo molto fresco, il cotone è veramente leggerissimo, sottilissimo, quindi è perfetto per il periodo estivo ed è stupendo. E questo qui l'ho acquistato su Vinted, ma credo di averli presi tutti su Vinted, sì li ho presi tutti su Vinted, quindi questo è il primo. Un altro modello che praticamente adoro è questo, anche questo è un modello primaverile barra estivo, ma è qualcosa di spettacolare. Ve lo faccio vedere più da vicino perché la fantasia di questo abito è stupenda. Anche questo abito è sulle tonalità del blu con dei fiori, ma è un blu diverso rispetto a quello di prima perché è un blu un po' più chiaro, un bluette, con tutti questi fiorellini che sono un po' più piccoli rispetto al vestito che vi ho fatto vedere prima. La manica è così, quindi ha una mezza manica con un po' di arricciatura qui. Poi anche questo presenta la cintura abbinata, quindi ha la cintura abbinata. E un'altra cosa che adoro sono le tasche. Ha queste tasche, queste pieghe qui sul davanti. Il retro è così, è un po' più aderente rispetto all'altro vestito che scende un po' a tubino in fondo, quindi si va un po' più a stringere sul fondo. Ho indossato questi sandali bianchi per comodità perché stanno bene un po' con tutti gli altri vestiti, ma in genere appunto lo indosso con dei sandali tipo così e via, insomma siamo pronte per uscire. Quindi anche questo è un modello a parer mio veramente veramente carino, anche questo l'ho preso appunto su Vinted. L'ho dovuto modificare un po' questo abito perché era una taglia un po' strettina, cioè nel senso che in alcuni punti mi calzava un po' stretto. Mi sono impegnata tantissimo e sono appunto riuscita ad allargarlo dove doveva essere allargato. Vi faccio vedere anche il dietro, perché questo abito in particolare si abbottona sul retro, ha tutta una fila di bottoncini, qui sotto invece ha la zip. Adesso vi faccio vedere quest'altro modellino qui, questo l'avete anche visto in uno dei video che ho pubblicato di recente sul canale, in quanto è una new entry, anche questo ho preso su Vinted, però è un modello, come vedete, a manica a tre quarti, quindi diciamo primaverile barra autunnale,
a seconda, insomma, di come viene stratificato, perché questo vestito, secondo me, con la giusta stratificazione può essere utilizzato praticamente in tutte le stagioni, tranne ovviamente in estate piena, perché fa talmente caldo che, insomma, stare in giro a tre quarti non è il caso. Quindi è un vestito molto molto versatile. Mentre il primo vestito che vi ho fatto vedere era in 100% cotone, il secondo che vi ho fatto vedere è 100% rayon, sempre comunque abbastanza naturale, infatti addosso è molto confortevole, non pizzica, è morbido, non fa tante pieghe, è veramente un ottimo tessuto. E anche questo è fatto appunto di rayon. È un tessuto che spesso in passato veniva utilizzato, adesso non so perché non si utilizza più. Comunque, molti vestiti vintage sono appunto fatti in rayon ed è una stoffa molto molto confortevole e diciamo che non è 100% naturale. Ma una buona parte del tessuto è naturale. In questo caso ha questa fascia qui sul davanti, non so se si riesce a vedere, questa fascia qui che fa un po' da cintura ovviamente, va ad evidenziare il punto vita, per cui è una specie di cintura. Sul retro questo abito si chiude con una zip, quindi è tutta cerniera, diciamo da questo punto qui fino a su, si chiude appunto con la cerniera. Anche questo è una lunghezza midi, arriva a metà polpaccio. Anche questo in particolare ha le tasche, vedete, ha le tasche qui sul davanti, qua, ed è molto 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 carino. E ha anche questo tutte le pieghe sul davanti e qui ha addirittura una fascia elastica che quindi si va ad adattare molto bene alle forme del corpo. Anche questo modello è strepitoso. Invece un altro modello, ci allontaniamo un po' dalla fantasia floreale e andiamo in un'altra fantasia che è la fantasia Paisley, non so mai bene come si pronuncia questa parola. Comunque questa è la fantasia, lo vedete già voi dal video, è invernale, infatti si sente dal tessuto che è un po' più pesantuccio, è sempre rayon ma è un po' più pesante rispetto anche a quello che vi ho fatto vedere poco fa. È sui toni del blu e del viola principalmente, quindi questo qui va più sul tono del viola come vestito. Devo ancora capire se diciamo rientra nella mia palette colori, cioè nel senso se come colori mi sta bene, se mi spegne un po', però devo dire che il vestito in sé è stupendo. Anche questo non ha la cintura, ma ha la particolarità di avere appunto sempre questa fascia qui che va a delineare il punto vita. In particolare questo ha quattro bottoni qui sul davanti che sono fatti appunto con lo stesso tessuto del vestito, quindi sono appunto rivestiti. Anche questo scende come l'altro, quindi sotto è bello ampio, ha sempre le pieghe sul davanti, non ha le tasche in questo caso, questo abito non presenta le tasche, ma appunto ha il dettaglio qui dei bottoni e scende così, quindi un po' ampio, sempre lunghezza midi. Questo qui ovviamente i sandali non sono proprio indicati, magari ecco più uno stivaletto o una Mary Jane sotto con le calze perché è un vestito invernale, però insomma, giusto per darvi un'idea. Anche questo sul dietro ha questa fascia qui elastica e la zip che va da qui fino a su, quindi si chiude completamente con la zip. Presenta delle pieghe anche qui sulle spalle, vedete? E la manica è sempre arricciata. Anche questo è un abito stupendo, mi piace tantissimo. Questo qui è l'ultimo vestito che vi mostro in questo video, anche questo molto particolare perché presenta questa volta un dettaglio qui sul davanti che è spettacolare, parla da solo questo collo, diciamo, con questa applicazione in pizzo sopra, è veramente stupendo.
Il modello è più o meno simile a quello che vi ho fatto vedere prima. Come vedete, i modelli di questa stilista sono simili tra loro, per cui anche se possono sembrare tutti uguali tra loro, in realtà sono diversi. Fa una fantasia molto carina. Questa volta abbiamo uno sfondo nero, abbiamo questa fantasia floreale che appunto ha i toni del viola, del rosa e del verde un po' più menta, diciamo un verde menta. Da lontano ovviamente si notano tantissimo i fiorellini rosa. Anche questo vestito ha appunto questo classico punto vita di questa stilista, che appunto è questa specie di fascia che va a delineare il punto vita tantissimo. La ricciatura qui sotto, che appunto fa evidenziare bene la parte del seno, le solite pieghe che hanno tutti i suoi vestiti, che appunto sono queste pieghe qui sul davanti, tasche laterali, anche questo vestito ha le tasche. Sul retro si va a chiudere con questi bottoncini, quindi ha i bottoncini e la zip fino a qui, come il secondo vestito che vi ho fatto vedere, che appunto aveva i bottoncini. In questo caso però sono neri. Quindi concludiamo appunto questo video con questo abito stupendo. Magari adesso mi vado a concentrare su altre tonalità, quindi dalle tonalità un po' più calde, visto che comunque sul blu, sul viola, rosa, azzurro, insomma, ne ho in abbondanza. Ho voluto fare questo video prima di fare il cambio di stagione, perché appunto quelli estivi li avrei tolti, per cui prima di fare il cambio stagione ho pensato di farvi vedere appunto tutti i vestiti che ho di questa stilista. Fatemi sapere giù nei commenti qual è il vostro abito preferito. A me piacciono veramente tutti, sono veramente tutti stupendi. Ogni volta che indosso un suo abito io mi sento veramente bene, ed è la cosa più importante, insomma, dei vestiti, secondo me in generale, che siano vintage o moderni, insomma, l'importante è che voi vi sentiate a vostro agio. Io quando indosso un modello di Karin Stevens, qualunque sia l'abito che indosso, mi fa sentire sempre bellissima e mi fa sentire bene, quindi sicuramente, insomma, li indosserò con molto molto piacere. Aspetto, mi raccomando, i vostri commenti qui sotto. Ringrazio di cuore tutti i nuovi iscritti. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram se non mi seguite. Vi lascio come sempre tutto giù nell'info box per andare a curiosare anche appunto su Instagram tutti i reel che pubblico durante la settimana e i vari look che creo appunto giornalieri. Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.